Noi stavamo giù su questo ponteggio a lavorare quando siamo stati chiamati dal nostro collega, su vieni su che il cane si è sentito male. Siamo andati sopra, però abbiamo visto che stava sdraiato a terra. Stava lavorando all'intonaco della facciata, all'ultimo piano di questa palazzina nel pieno centro di Trani. Arcangelo Sifo, 53 anni, originario di Bitonto e residente a Palo del Colle, era su un ponteggio, poco lontano gli altri colleghi, in una giornata di lavoro come tante. Era tutto a posto, stamattina era tutto a posto. Non era problema, non c'era niente. Lavoravo tranquillo. Intorno alle 9.30 l'uomo si è accasciato all'improvviso sull'impalcatura che lo reggeva in quel momento, con ogni probabilità colpito da un infarto. La temperatura, stando ai racconti degli altri operai, non era proibitiva. No, caldo no. Si stava bene, ecco, perché era presto, erano le 9.30. Avevo un mal di dente qua oggi, questo lato qua, che li prendeva tutto questo lato. Inutili i soccorsi del 118 sul posto, oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti i funzionari dello Spesal dell'ASL Bat. Da Corato è arrivata una squadra dei vigili del fuoco per spostare il corpo. Chi stava lavorando con Sifo è ancora sconvolto, al pari di amici e parenti arrivati sul posto. Siamo tutti scossi da questa situazione, però stavamo giocando, ridendo quando siamo iniziati a lavorare, però è andata a finire così oggi.